Quando la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla e a uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro se sia finita per davvero. Ma su un punto non c'è dubbio, ed è che tu, uscito da quel vento, non sarai lo stesso che vi era entrato. E noi questo pensiero, che ci è piaciuto, l'abbiamo trovato in rete, lo dedichiamo a Monsignor Calogero Peri, vescovo di Caltagirone, frate cappuccino e amico di Padre Pio TV. Grazie, eccellenza, per aver accolto il nostro invito e ben trovato. Grazie a voi e buona giornata a tutti gli ascoltatori. Allora, abbiamo un po' con l'introduzione anche anticipato quello che sarà, insomma, l'argomento del nostro incontro, perché quasi tutti sanno che ha vissuto il Covid sulla sua pelle, dimostrando però che dal Covid si guarisce e ha vinto questa bella battaglia, sconosciuta per molti, e per noi chi ne è uscito ha l'obbligo di parlare per dare speranza a chi lo teme e anche uno scossone di responsabilità a chi fa il superficiale. È vero, eccellenza, conferma? Sì, la conferma che vorrei dare è proprio questa. Ecco, il Covid non bisogna aver paura di affrontarlo. La vera paura è, ecco, temporeggiare, dargli spazio e soprattutto dargli tempo, perché ogni giorno che passa lui guadagna forza. Invece se noi interveniamo subito, questa è la grande lezione che io almeno ho appreso da questa esperienza. E lo dico che i primi giorni sarebbe anche molto più facile. Oserei dire molto più semplice, ma questo lo lasciamo ai medici. So semplicemente che le persone che hanno temporeggiato, che hanno superato gli 8-9 giorni di febbre, di disturbi senza essere intervenuti, ecco, questi poi la situazione si aggrava perché ecco, i polmoni cominciano ad andare veramente in sofferenza e si va a finire pressoché intubati e quindi non sappiamo poi l'esito, o meglio lo sappiamo. O si sale direttamente al Padre Eterno, ecco, al piano superiore, oppure, ecco, se va bene, ci aspettano tanti giorni, ecco, in terapia intensiva. Quindi oserei dire alle persone, non aver paura, perché questa è forse la sensazione che allora avevamo, no? Non può essere che io abbia il Covid, no, sicuramente sarà un'influenza, no, certamente. Ecco, quando ci sono dei disturbi, non avere paura, anzi avere subito la fretta di avvisare il medico perché adesso si possono fare i tamponi più velocemente, le analisi e subito si può individuare ecco, se si tratta di Covid oppure no e quindi permettere di intervenire subito. Lei è stato ospite anche in diverse altre trasmissioni, noi l'abbiamo potuta sentire, ascoltare, quindi la sua esperienza la conosciamo già, però per gli amici di Padre Pio TV, come è iniziata questa difficile Ma sua sai, esperienza? all'inizio non avevo coscienza che potesse trattarsi, ecco, del Covid, pensi che sia un'influenza qualsiasi. Poi qualcosa di strano c'è perché le influenze, ecco, hanno un decorso molto veloce, i primi giorni ti senti molto male, poi a poco incominci a sentire che ti stai riprendendo. Invece per il Covid è una malattia molto lunga, molto subdola, molto evanescente, all'inizio tu la puoi confondere con il mal di pancia, ecco, con una semplice influenza, poi ci sono però dei sintomi, incominci a vedere che ce ne sono un po' insieme, ecco, c'è la tosse, c'è la febbre, ad alcuni prende dolore articolare, ad altri, come nel mio caso, ecco, prende anche lo stomaco, prende il mal di testa, insomma. E tu ti accorgi che se non interviene, almeno per curare, adesso abbiamo delle indicazioni, il Covid, gli antibiotici non fanno nulla, la febbre va sempre a salire, quindi oserei dire a stare attenti a queste situazioni e subito intervenire, se non altro, ecco, a dire al medico che non si sta bene. Io sono arrivato così pensando, ecco, di uscirne da soli, poi in quel periodo si diceva state a casa, non andate qui, ecco, fino a quando respirate. Questa è un'indicazione che mi sento di dare, almeno nel mio caso. Il respiro non manca all'inizio, il respiro quando incomincia a mancare la situazione è già degenerata, perché significa che i polmoni, la polmonite si è diffusa e i polmoni sono andati in grande sofferenza, quello. Ecco, io vi chiederei per quello che è possibile di non arrivare a questa fase, quindi di intervenire tempestivamente.
Questo è fondamentale, ecco, sentirlo dire poi da qualcuno che ci è passato e ne è uscito. Sappiamo, che questo virus, eccellenza, una volta entrati in ospedale, tutti i contatti col mondo esterno sono impossibili. I media, ci hanno raccontato storie drammatiche di chi non ce l'ha fatta, senza neanche l'ultimo saluto dei propri cari. Lei si è mai sentito solo? Allora, se parliamo di una solitudine fisica, senza dubbio, io sono rimasto per oltre un mese, 32-33 giorni, ecco, sono entrato in questa stanza e lì sono rimasto sino alla fine. Poi sono rimasto un altro mese per la riabilitazione, quindi diciamo la dimensione fisica della solitudine l'ho sperimentata. Quella interiore, quella dell'anima, devo dire no. E senza dubbio in questo mi ha aiutato molto la fede, mi ha aiutato molto il sentire, ecco, che c'erano tante persone che pregavano e questo tu lo senti, ecco, ho sentito veramente di non essere solo dinanzi al mistero, di non essere solo dinanzi a questo bivio, perché tante volte ti viene in mente, a me è venuto in mente, è inutile nasconderselo, che quello era un bivio esistenziale tra la vita e la morte. Che le due possibilità erano ugualmente reali, ma non in senso astratto, teorico, lo erano realmente, lo erano concretamente e lo erano soprattutto in termini di tempo, non alla fine, ecco, da lì a qualche giorno, questa era, ecco, la drammaticità. Allora, in qualche modo questo è un discorso, un'elaborazione che senza dubbio ho dovuto fare da solo, nel senso. Le presenze che inizialmente io vedevo erano tutte uguali perché le abbiamo viste in TV come si presentavano, poi a poco dietro quelle immagini tutte uguali, bianche con mascherine, con visiera, e poi incominciavano ad esserci le persone, ad esserci la voce, ad esserci. Ma è come se le relazioni fossero iniziate da zero, ecco, con persone che tu non conoscevi, eccetto qualcuno. Quindi è stato un percorso, dalla solitudine ho capito, ecco, si esce attraverso un cammino, attraverso un'apertura, attraverso una non rassegnazione all'evidenza, perché un po' più in profondità si trovano altri canali di comunicazione. Questo è quello che io ho avvertito. Molti sanno di questo dialogo silenzioso, ecco, con il crocifisso piccolo di San Damiano che era appeso a quella parete. E questa è stata una presenza che senza dubbio mi ha aperto altri spazi di esperienza, altre sensazioni di relazione, un poco ha capovolto l'impianto che magari noi abbiamo, che noi ci avviciniamo a Dio, che noi lo cerchiamo. In quel momento io mi sono sentito cercato, ho sentito che la croce era uno spazio non di 2000 anni fa, ma di oggi, che quel tempo non era finito, che quelle piaghe non erano ormai cristallizzate, ma che potevano essere nella carne di qualcuno, in parte in quella mia, in parte di tanti altri che come me, forse anche più drammaticamente, stavano vivendo quelle esperienze. Quindi, diciamo, è stato un cammino, un percorso dell'anima, del tempo, dello spazio, totalmente rimodulati, che tante volte nella quotidianità non abbiamo. Quindi, ecco, c'è stata questa dimensione. Vero, grazie anche per averci fatto partecipi. Vorremmo abbracciarla, io personalmente vorrei abbracciarla per questo racconto. A posteriori, si sente fortunato o privilegiato? Allora, è chiaro che ho capito che la vita è un miracolo e lo è realmente, lo è in tutte le situazioni, solo che qualche volta questo lo tocchi con mano e non lo dici e non lo affermi semplicemente astrattamente, teoricamente lo sappiamo, lo diciamo, ma quando sai che adesso questa storia, invece di raccontarla tu, probabilmente potevano raccontarla altri, questo mi fa capire, ecco, che è un privilegio vivere. Ma non semplicemente perché sono uscito dal Covid, anche quella, soprattutto quella, ma cerco per quello che è possibile di vivere ogni momento come un miracolo che esce da tante possibilità che la vita non ci sia, non ci sia data in questo modo, che non ci sia data nella possibilità che abbiamo. E allora questo senza dubbio mi ha portato a rivalutare la preziosità del tempo, appunto perché siamo di passaggio, appunto perché siamo contingente, appunto perché
tutto ci può aggredire, abbiamo visto basta questo minuscolo virus e ti aggredisce e non ci sei più, allora mi rendo conto, ecco, di questo miracolo e sento e vivo per quello che mi è possibile questa gratitudine, ecco, per il tempo che mi viene concesso, sperando che come mi viene regalato a mia volta, riempendolo di quel poco di umanità che ciascuno ci può mettere, possa essere un regalo anche per gli altri. Questo dovremmo impararlo tutti, anche senza passare dal Covid. Oggi è la giornata, stiamo andando in onda nel giorno dedicato a San Francesco d'Assisi, 4 ottobre. Monsignor Peri, il nostro programma si chiama Ricomincio da te. Abbiamo voluto intitolarlo proprio così perché è una rinascita, è un ricominciare per tutti. Lei che augurio si sente di dare ai nostri telespettatori che ci seguono, ai tanti devoti, non soltanto di Padre Pio, ma di San Francesco, da Allora, frate Cappuccino? sì, adesso vorrei prendere l'esperienza di Francesco che mi ha insegnato tanto, ma adesso la filtro anche con queste esperienze che ho vissuto e che voglio, per quelle che è possibile, regalarla come auguri agli altri. Anche San Francesco, nel suo confronto con la realtà, con l'uomo, con la storia, ha avuto questa difficoltà. Noi parliamo tutti del lebbroso e Francesco diceva: a me pareva amaro vedere i lebbrosi. A tutti, ecco, è disorientante pensare al Covid, pensare alle malattie, pensare al tumore, pensare alle prove, pensare alle difficoltà della vita. Però Francesco a un certo punto capì che nel mistero della vita non ci si entra da soli. Il Signore mi condusse in mezzo a loro. Io l'augurio che faccio è lasciamoci condurre da Dio dentro la storia, dentro le difficoltà, dentro i problemi, dentro le sofferenze, dentro il dolore, dentro i drammi, e ci accorgeremo che quello che noi non avremmo mai pensato, ecco, ci viene semplicemente regalato. Francesco dice: il Signore mi cambiò in dolcezza dell'anima e del corpo quello che a me pareva amaro. L'augurio che vi faccio è che lasciatevi condurre da Dio nel mistero della vita e dall'altra parte, quando l'avremo attraversato, piuttosto che fermarci dentro, ci accorgeremo che la sensazione della vita ce la cambia Lui. E soprattutto ce la regala come una vita bella che vale la pena sempre, nonostante tutto ed in tutto, di essere vissuta con gioia e con speranza. E lei è la prova vivente. Grazie per queste belle parole e per la sua testimonianza, Monsignor Peri. È stata una gioia averla qui. Grazie Grazie a di voi, cuore. grazie a tutti, e l'augurio lo vorrei fare proprio a quelle persone che magari in questo momento stanno vivendo un dramma così oscuro, così buio. E dico anche in quello, ecco, frammenti di luce come in una notte di stelle ci saranno pure. Quindi guardiamo non solo il buio, ma gioiamo anche di questi frammenti di luce, ecco, nel mare della vita. Grazie di cuore anche da parte loro. Grazie a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie, Buona festa di San l'abbraccio. Francesco. Grazie anche a lei. Un abbraccio forte, le vogliamo bene. Un abbraccio, grazie anch'io. Grazie.